Dopo la chiusura della Vuelta a Catalogna, vinta dal team Ineos, primo Adam Yates, secondo Richie Porte, terzo Geraint Thomas, tra virgolette, Adam Yates è il secondo ciclista britannico di sempre a vincere la Vuelta a Catalogna. Il primo è stato Robert Miller nel 1985. E la Kamve Velgem, vinta da Wout van Aert, in una fuga a 10 insieme con Sam Bennett. In una volata avrebbe vinto Sam Bennett, ma non stava bene, quindi si è staccato a qualche chilometro dal traguardo. Ha vinto Wout van Aert su Nizzolo, Trentin e Colbrelli, buttali via tre italiani su quattro in una classica come la Kamve Velgem. Domenica si correrà il Fiandre, la 105, la 105esima edizione del Giro delle Fiandre. I motivi sono sempre gli stessi: il Quaremont, il Paterberg, il Koppenberg al 22%, molto ripido, molto breve, sono molto brevi, ma molti, molto ripidi, come il Koppenberg, come il Paterberg al 20%. Il Quaremont è leggermente più lungo, ma non ha asperità come il Paterberg e il Koppenberg. Vabbè, sarà molto irregolare come al solito. Il vincitore uscente è il nipote di Poulidor, ovvero Mathieu van der Poel. Lui e suo padre hanno vinto il Giro del Fiandre. Il record di vittorie appartiene a Fabian Cancellara, Tom Boonen, Joao Moseu, Erik Lehmann, Fiorenzo Magni, Leone del Fiandre, 40, 49, 50 e 51. Per il ciclista fiorentino, e Achielbis, qui torniamo indietro agli albori della corsa. Le vittorie sono 69 per il Belgio, 11 per l'Italia e per i Paesi Bassi, 4 per la Svizzera, 3 per la Francia, 2 per la Germania, 1 parimenti per la Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia e Slovacchia. Come già detto, fanno i belgi della parte del padrone in questa corsa. Ovviamente è una corsa belga, quindi giusto così. Le vittorie straniere sono molte, però non si possono contare come quelle belga. Nel 23 Sutter, passano 26 anni e arriva la tripletta di Fiorenzo Magni nel 49, nel 50 e nel 51. Nel 53 vince Wim van Aert, nel 55 Louis Jean-Bobet e nel 56 Forestier. Nel 61 vince Tom Simpson, che qualche anno dopo vincerà il suo mondiale, e nel 67 troverà la morte sul Mont Ventoux. Nel 64 un altro campione del mondo, Rudi Altig, vince il Fiandre. John Deroux nel 65, Dino Zan de Goo nel 67, Evert Dolman nel 71, Ball nel 74, Rass nel 79. Nell'81 Kuiper, nell'83 Rass fa il bis, nell'84 Lammers, nell'86 il padre di Mathieu van der Poel, Adrie van der Poel, nel 90 Moreno Argentin, nel 92 Jacques Durand, nel 94 Gianni Bugno, una volata con Museu che vi è su YouTube, andatela a guardare, nel 96 Bartoli, nel 97 Sørensen, nel 2001 Bortolami, nel 2002 Taffi, nel 2004 Veseman, nel 2007 Ballan su Öste. Sembrava una battaglia persa quella contro Öste, però alla fine Ballan con un colpo di reni, non so neanche dove abbia trovato la forza, ma nel 2007-2008 furono gli anni d'oro di Alessandro Ballan. Nel 2010, 13 e 14 Fabian Cancellara, nel 2015 Christoph, nel 2016 Sagan, nel 2018 Terpstra, nel 2019 Bettiol e nel 2020 Mathieu van der Poel. Per i belgi comunque tantissime vittorie: Gilbert, Bonen, Van Petegem, Museu, Van Hooijdonk, Van der Aarden, ovviamente il cannibale Merckx, Lehmann, Godefroot, Seelsa, De Kabouter, Rick Van Looy, che ha vinto un po' tutto. Rick Van Looy arrivò quarto in un Giro d'Italia, quindi molto più di un velocista.